Buonasera a tutti. Allora, sto rifacendo un video che ho già fatto perché ho trovato una foto migliore, dove si vedono tre individui. Abbiamo qua il segretario generale Ban Ki-moon, il presidente ucraino, e udite, udite. Il presidente della AIEA, dell'Agenzia per l'Energia Atomica, nella sua traduzione italiana solitamente usata. Allora, qua siamo a Chernobyl e per i 25 anni questi signori sono andati davanti al reattore per farsi vedere in un ambiente nel quale non si può vivere, perché lì davanti al reattore non si può vivere, non ci si può stare più di un tot. Altrimenti si ha un'altissima probabilità di contrarre malattie gravi come il cancro, avere mutazioni congenite nella prole, anche ereditabili, quindi per tutta la progenie. Non ci si può stare perché comunque c'è una tossicità di questi elementi nell'aria, perché ci sono i danni radiologici che non portano a cancro, ma che possono dare diarree, mal di testa, disturbi più o meno ben noti. Allora, vanno qua questi individui per farsi vedere, per far vedere essenzialmente che tutto va bene, che insomma anche dopo Chernobyl si continua a vivere. Beh, non è così. Un'altra cosa, l'AIEA, Agenzia per l'Energia Atomica, non può essere presa come punto di riferimento per comprendere il futuro dell'energia, perché questi signori qui hanno l'interesse di promuovere l'energia atomica, indipendentemente dal fatto che questa sia o meno conveniente per l'umanità. Come chi vendeva l'amianto aveva l'interesse nel vendere amianto. Come il direttore della Philip Morris ha interesse a vendere sigarette. Quindi non ci prendiamo in giro. Poi un'altra considerazione molto importante. Allora, quando una centrale atomica viene dismessa, diventa un'enorme scoria nucleare. E queste scorie, più vengono trattate e spostate, e più producono inquinamento. Quindi o si lasciano le centrali e le zone dove viene trattato il materiale atomico, dove viene estratto, o si lasciano queste zone chiuse per sempre, essenzialmente, perché il plutonio ha un tempo di dimezzamento che è, mi sembra, 5 volte il tempo che è passato dalla costruzione delle piramidi fino ad oggi. Dimezzamento, cioè si va alla metà, non è che scompare tutto. La metà, si parte con 100, dopo migliaia e migliaia di anni abbiamo 50, dopo altrettanto tempo 25, quindi dimezzamento. Beh, siccome ci sono questi lunghissimi tempi, o si chiudono queste centrali a tempo indeterminato, cioè per sempre, queste zone vengono dichiarate zona morta, invalicabile. Oppure cosa si fa? Si iniziano a trattare tutti i resti della centrale, i reattori, i tubi, le torri di raffreddamento, queste bellissime torri qui che servono essenzialmente. Queste torri, non so se lo sapete, ma servono per sparare delle particelle radioattive di una certa tipologia in particolare a delle altezze dove c'è meno contatto con gli esseri umani che stanno nella centrale e che vivono intorno alla centrale. Ok, queste torri qui diventano enormi scorie reattive perché assorbono queste sostanze e perché per altre vie ci si forma della radioattività. Allora, dicevo, se non si chiudono queste centrali, vanno smantellate, cioè bisogna prendere i pezzi e mandarli a giro. Mandarli a giro. Quello che succede spesso è che per ridurre la radioattività, per avere le certificazioni, per avere la possibilità di considerare qualcosa di precedentemente molto radioattivo, ma qualcosa di meno radioattivo, viene diluito.
Cioè, quello che si fa è che si prende, che so, dell'acciaio e lo si fonde con altro acciaio. Ma questo non cancella il materiale radioattivo, che non si sa come cancellarlo, se non accelerando con una reazione atomica il decadimento, il che però non è sempre fattibile, come per gran parte di questi materiali, specialmente quando la concentrazione di materiali radioattivi è bassa. Comunque, non è possibile cancellare i materiali radioattivi, quindi li si diluisce. Cioè, noi abbiamo del metallo con dentro il plutonio, e il plutonio lo si diluisce mettendoci più metallo, si allunga, e poi questo cosa ci si fa con questo metallo? Va in commercio perché non è più considerato scoria, ma c'è sempre il plutonio, quindi ci si possono fare le forchette, le padelle, per fare un esempio molto spinto, una bella protesi di titanio con dentro l'uranio, con dentro il plutonio. Quindi è un po' una via a senso unico, senza fondo, il nucleare. Cioè è un continuo di peggio. E questi signori hanno il coraggio di venirci a raccontare che il nucleare è indispensabile per il futuro, ma queste sono fesserie. Il nucleare fa una piccola parte, piccola no, ma una parte ridotta dell'energia elettrica mondiale, che è una parte a sua volta ridotta dell'energia necessaria per il globo. Quindi alla fine il nucleare conta circa il 2-2,5% dell'energia mondiale. Oggi, con tutte le centrali che sono state fatte, e oggi ci troviamo con il pianeta puntellato di zone che non si sa bene cosa ci faremo in futuro, perché non è ancora stata trovata la maniera per costruire un parco giochi dove prima c'era una centrale atomica. Non si potrà mai fare, dovrà sempre rimanere chiusa la zona. I materiali radioattivi continueranno a girare sempre di più, sempre di più. E comunque si sta andando verso la fine dell'era nucleare perché stanno già finendo i giacimenti di uranio. Ora si sta usando il plutonio, il famoso MOX, il Mixed Oxide, Mixed Oxide Fuel, cioè il combustibile a ossido misto, cioè misto plutonio e uranio, perché il plutonio, preso dalle bombe atomiche dismesse, viene usato per produrre energia, in quanto l'uranio non sta iniziando a scarseggiare. Non c'è futuro nel nucleare, non c'è futuro, non c'è mai stato, non c'è, ora meno che mai, non c'è. E questa gente qui ci viene a dire, ah sì, però per il futuro dei paesi in via di sviluppo, no, no, bisogna fare come hanno fatto in Germania, bisogna spingere le energie alternative ecologiche, rinnovabili, e che diventeranno anche sempre più economiche. Ecologiche, economiche, rinnovabili. Altre forme, sicuramente non il carbone, e men che qualsiasi altra cosa è nucleare. Basta ragionarci, basta informarsi. Poi c'è chi spinge sul nucleare perché gli garba, perché gli piace il fatto di E uguale a mc alla seconda. Sì, ma io lo dico ai fisici, ma c'è molta più fisica nei pannelli solari, cioè lì abbiamo della fisica avanzata. Sfruttare bene le radiazioni che passano attraverso lo spazio, lì c'è la genialità della fisica. Non trarre il calore dal decadimento dei materiali. Che fisica è? Sì, vabbè, l'uranio. Però cosa fa l'uranio? L'uranio fa calore, il calore fa girare le dinamo con i circuiti di acqua a vapore. Io non ci vedo niente di poi così geniale. Io chiedo ai fisici, ma fateci dei pannelli che captano le energie che ci attraversano. E non sto parlando di fesserie tipo quelle delle macchine perpetue, eh? Sto parlando di energia che c'è. Usiamo quella. Usiamo
ma anche un'energia nucleare, basta che non produca quantità mostruose di isotopi radioattivi, perché l'energia quella lì delle centrali atomiche attuali non è proponibile, è vergognosa e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Vada su YouTube, mi mandi un messaggio, mi mandi un video, mi mandi dei link. Ma veramente, io sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, che non è vergognoso tutto ciò. Ma ci rendiamo conto? Questi qui vanno a Chernobyl, di fronte al reattore, come per dire, guardate, sono qua, non mi fa niente. Come quelli vanno a mangiare i pomodori a Fukushima. Sì, un pomodoro se lo mangia. Mangiali tutto l'anno i pomodori a Fukushima. Stacci tutto l'anno lì di fronte ad abbronzarti la schiena con il reattore esploso, eh? Rimanetici un pochino di più lì, come la gente che c'è rimasta subito dopo l'esplosione.